you <music> Microfono, microfono e sorgenti, eccoci qua collegati, buonasera. Questa sera parliamo di un film introvabile, mai edito in DVD, mai edito, uscì soltanto in VHS, difficilissimo che lo troviate, non so come ho fatto a trovarlo io, pochissimi passaggi televisivi, film del 1964 italiano in bianco e nero. Che bello il bianco e nero. E perché? Però ne parliamo. Perché è molto particolare. In un periodo di post-neorealismo questo film rompe quegli schemi e diventa quasi contemporaneo, quasi all'avanguardia. Il film è Il disco volante. È un film, una commedia satirica di fantascienza interpretata da Alberto Sordi. Silvana Mangano, Monica Vitti, Eleonora Rossi Drago, mamma. Eh, pensate che in questo film Alberto Sordi fa quattro personaggi. Eh, quindi ci allontaniamo da, da quei film e episodi che nascevano in quel periodo, in cui, vabbè, in ogni episodio magari lo stesso protagonista interpretava personaggi diversi. Qui invece Alberto Sordi interpreta il prete del paese, il, il maresciallo del paese, il figlio effeminato della ricca del paese e un impiegato comunale dedito alla scrittura di libri e testi teatrali ma inediti. Ma di cosa parla? Siamo nel nord-est, ehm, un piccolo paesino del nord-est. Eh, eh, in questo paesino mh, rurale eh, dove ogni personaggio ogni abitante conosce la vita e la storia degli altri dove ci sono amori, tradimenti appunto il maresciallo eh, meridionale eh, il, eh, il prete beone che non, piuttosto che stare in chiesa sta in osteria l'impiegato che eh, si sente eh, pronto a scrivere romanzi su romanzi e testi teatrali su testi teatrali, e il figlio della, della ricca matrona del paese, vecchia feudataria, effeminato e in preda a crisi epilettiche, narcolettiche e fuori da, da, dal bollo, in questo paese atterra un disco volante, atterra un disco volante e gli alieni cominciano a passeggiare per il paese, tra l'altro durante anche la sera del carnevale. Eh, il fatto è che chiunque venga a contatto con questi eh, con questi alieni finisce mm, irrimediabilmente in manicomio perché non viene creduto ma in realtà c'è un, un, una specie di verismo che, 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 che nasconde questa, questa avvenuta di, degli alieni nel senso ehm, il regista eh, inizia il film con un taglio mh, geniale eh, Documentaristico, praticamente ci sono veramente eh, dei cronisti, tra cui Mazzarella e Bersani del tempo, quelli della RAI, proprio, che andavano in giro a intervistare le persone, che intervis intervistano veramente dei contadini della zona, dei paesani della zona dicendo loro allora cosa ne pensa di questa venuta degli alieni, di questo disco volante di cui si dice, si parla che si è atterrato e questi rispondono veramente in maniera assolutamente naturale e veritiera a queste domande e questo taglio veristico che dà questo stile documentaristico iniziale al film è geniale, è molto all'avanguardia, peccato che non venga mantenuto per tutto il film ma poi si perda, però dà un inizio... Eh, molto caratteristico a questo film, scusate, che lo rende eh, distante dalla classica eh, commedia italiana che, che, che non comincerebbe mai così. Siamo nel Trevigiano, insomma. Eh, e quindi, questa curiosità che viene creata da, nell'opinione pubblica, in cui spicca anche un sindaco che, che parla eh, quasi riecheggiando echi. Riecheggiando memorie di, di, di un dominio fascista passato eh, eccezionale, solo quello vale secondo me tutto il valore di, di, di questo incipit eh, cinematografico. Eh, sembra che si nasconda insomma, un, una, una, una burla, una fantasia, qualcosa addirittura qualcuno dice di freudiano, ma in realtà il disco è atterrato davvero. E I personaggi di questo film, ognuno a modo suo. Si, si interfaccia, incontra questo disco volante, questi alieni e dovrà poi eh, insomma renderne conto. Eh, ad esempio, c'è eh, questa ricca feudataria del paese anziana, con il figlio appunto eh, interpretato anche da Alberto Sordi, che, eh, come faceva con i partigiani, prende di mira gli alieni e li vuole buttare nel pozzo. Oppure c'è la poveraccia. Interpretata da, dalla Mangano con sette figli, è eccezionale la parte della Mangano, che rincontreremo con Alberto Sordi nello scopone scientifico, ed è bravissima anche in questo film. Che lei poveraccia riesce a catturare un alieno, lo vuole vendere lo vuole vendere a questa ricca feudataria per finalmente uscire dalla povertà e in questo, in questo dialetto veneto e in questo rapporto con i figli e con l'alieno esce una, 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 un microfilm comico che, che dà un aspetto eh, ancora più grottesco a questa commedia. C'è una Monica Vitti in una delle sue prime parti comiche che, che recita una delle più famose battute di questo film che è Dime porca che mi piace. De Più che poi è una di, bat una di quelle battute che rimarrà storica nella storia del cinema ma quello che mi preme farvi notare è, è per quanto il film non sia perfettamente riuscito perché c'è è, cioè, la cura che c'è stata nella costruzione del, del disco volante, la cura della musica addirittura che, che è di Piero Piccioni che fu poi un grande collaboratore di, di Alberto Sordi, la cura che c'è stata eh, nella ricostruzione della, del periodo storico e dell'atmosfera dell del, del boom economico che non ha toccato questi paesi a quanto pare del nord-est di, di quegli anni, degli anni 60, è ben caratterizzata, però nella sceneggiatura ha alcune lacune, ci sono delle, delle lungaggini, delle, delle perdite di, di, di ritmo che però io ritengo eh, scusabili per un, per un film che eh, sperimenta questo tipo di, di, di storia, di, di narrazione. Alberto Sordi fa quattro personaggi e, e, e sono tutti e quattro. Ok, fortemente tipizzati, fortemente caratterizzati, ma che rendono eh, questa storia godibile, cioè voi volete sapere come va a finire, e, e quindi mh, ti rendi conto che probabilmente questa sceneggiatura in mano, a, in mano sì, portata in scena da attori di diverso spessore, di diverso calibro, stiamo parlando di pilastri della storia eh, della commedia italiana, forse non avrebbe funzionato. Eh, non sarebbe riuscita a, a quantomeno arrivare alla, alla, ad avere un, un posto nella, nella mia memoria cinematografica. Eh, non è un capolavoro del genere, quindi, eh, secondo me è un, è un buon film con sprazzi di lampo di genio, eh, tra cui, come vi dicevo, la, la sequenza di apertura di stampo verista eh, che richiama appunto i, i, i grandi documentari dei giornalisti d'epoca. Eh, e soprattutto la macchina da presa che indaga sui contadinotti paesani di questo, di questo paese, eh, tessendo trame e racconti strani appunto, che caratterizzavano quel, quel periodo, tra cui appunto, vi dicevo, i vari tradimenti tra la moglie del sindaco l'impiegato comunale, il fatto che, che il prete Beone venga richiamato dal vescovo e, e mandato, è mandato in casa di cura, cioè c'è un'autenticità rurale che, che, nella quale io ritrovo veramente eh, la storia dell'epoca, la storia di quel periodo. Eh, ok, ci sono, qualcuno lo chiama, smorfie sarcastiche. Eh, che, che, che potrebbero dire ok, non è, non è esattamente così che è, che è stato, non è cos esattamente così che potremmo immaginarcelo, però, eh, grazie anche a questa soluzione di apertura che, che, che porta il film da un, da un aspetto reale, documentaristico, documentaristico a una commedia italiana fuori dalle righe, dagli schemi, eh, lo, 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 rende, lo rende un piccolo gioiello. Eh, le tipizzazioni fisse che appaiono all'interno del film eh, fatte soprattutto da, da, da Alberto Sordi eh, riassumono la società di, di quell'epoca eh, anche la figura della Contessa Nostalgica che ha questo atteggiamento da appunto feudataria serva, eh, alla quale lei cioè, dedita ad avere servitù della Glebaton no? sì, insomma è qualcosa che ti fa pensare alla, alla, a una specie di campagna elettorale già in odore di Roma ladrona, ecco. è un qualcosa di eh, caratteristico. E per riuscire a raccontare questa tipicità del Nord-Est italiano, si sceglie un film. Una storia mh, di fantascienza. Quindi il disco volante diventa un pretesto per raccontare questi tipi di persone, il prete, l'impiegato, il sindaco, il maresciallo, la contessa, la moglie del sindaco e questo tipo di periodo storico in, questo, in, in questa parte d'Italia. Tecnicamente, quindi, eh, ha un alone anche di. di Fantascienza di serie B di questi suoni eh, elettronici preelettronici preelettrici eh, fatti da, 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 dal disco volante eh, e di questi abiti e di questi costumi dei, 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 dei marziani che hanno anche di eh, fantascientifico da, da, da fumetto da copertina di fumetto di quegli anni e quindi niente a che vedere con incontri ravvicinati del terzo tipo niente a che vedere con E.T. o, o quant'altro non c'è questo tipo di approccio a questo film eh, è qualcosa di eh, molto più casareccio molto più casalingo forse ma eh, con un'ambientazione che ha del cuore ecco in questo cattolico nord-est eh, c'è questa rilettura fondamentale del film, cioè le, il disco volante in realtà è un, un mezzo, uno strumento per far risaltare le dinamiche sociali dell'epoca, politiche sociali dell'epoca dell che potrebbero sembrare caricaturali ma che invece secondo me rappresentano semplicemente quel tipo di cultura che c'era allora in, quel, in quella parte d'Italia. Il film è stato girato da Tinto Brass. Sì, Tinto Brass, prima di eh, dedicarsi alla, alla sua arte eh, erotica eh, che, che l'ha reso famoso, era un, un ottimo regista oddio non ho detto che non lo sia neanche, non lo sia stato neanche quando ha fatto La Chiave o Così Fan tutte, o Paprika o quant'altro certo è che qui è fuori dal suo ruolo o quantomeno non si era ancora riconosciuto nel suo ruolo di, di regista di, 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 di film erotico, erotici certo si riconosce già qualcosa di quello che sarà poi il, il suo stile, lo si riconosce nell'abbigliamento degli alieni, lo si riconosce nella festa eh, nella villa padronale, dove c'è una specie di ambiguità eh, velata e di libertà sessuale, più o meno accennata, lo si riconosce anche nell nella famosa fa frase di Monica Vitt, di Me Porca, che mi piace di più, che poi lui lo riutilizzerà anche in altri suoi film. Quindi vi consiglierei se lo trovate di guardare il disco volante proprio per capirne e per guardarne l'avanguardia della tecnica di, na di narrazione e la lo stile narrativo di, di questo film perché per quanto fu un insuccesso un flop totale all'uscita eh, secondo me va ricordato senza ipocrisia va ricordato perché eh, c'è uno sguardo feroce del regista Tinto Brass che colpisce destra, sinistra, sopra, sotto, classe cattolica, classe ricca, classe povera. Colpisce tutti, eh, cioè, mm, non, lasciando, non lasciando indenne nessuno e sbeffeggiando anche la, la, la cultura contadina di, di quell'epoca e eh, di quel periodo. Non ci mancherebbe, ma questa ricostruzione paradossale del, del disco volante l'ho trovata intelligente e come vi dicevo a tratti geniali. Quindi il disco volante di Tinto Brass 1964 beato chi lo trova e grazie di cuore. <totipos>